Che è questa cosa? Ragazzi, questa cosa è molto creepy. Hola ciurma, mi aspetto questa sera alle 20.00 in live su Twitch. Il link è in descrizione, mi raccomando, mettete tutti quanti il follow. Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo tour del mondo dell'iscritto. In questo caso, degli iscritti, perché in questo mondo ci giocano ben 3 ragazzi, Samuele insieme ai suoi 2 amici. E sono subito curiosissimo, ragazzi, di esplorarlo. Ma prima di iniziare ad esplorare, ragazzi, come sempre, vi ricordo di lasciare un mega mi piace, cerchiamo di superare i 3707 like per questo video. Perché se andremo a superare, continuerò a portare questa serie dei tour dei mondi degli iscritti, quindi tour dei vostri mondi. E soprattutto vi ricordo di mandare il vostro mondo di Minecraft nell'email che sta qua sotto in descrizione, cercando di scrivere anche nell'email più dettagli possibili. E naturalmente, ragazzi, vi ricordo come sempre che in descrizione trovate anche il link dello shop ufficiale delle mie magliette. Trovate tante altre belle magliette nello shop. Dateci un'occhiata se volete. Comunque, ragazzi, eccoci qui. Noi siamo spawnati qua, in questo punto centrale. Ho letto tutte le email che mi ha scritto Samuele e mi ha dato molti dettagli del suo mondo. Come si chiama, questa qui è una banca. Ci consiglio di iniziare da questa. Quindi iniziamo subito, ragazzi, con questo tour. Guardate che bella quella struttura là sotto. Comunque, guardate, c'è anche una sfera lì, una sfera di slime. Il mondo non sembra bruttissimo, anzi, promette abbastanza bene. Quindi, cominciamo subito, sono molto curioso. Allora, qua abbiamo la gran tesoriera ancestrale. Ok, va benissimo, abbiamo quindi la sua guardia, penso, ok. E abbiamo il primo sacro diamante. Attenzione, ok. Allora, scendiamo giù. Mi ha detto che comunque ci sono dei passaggi segreti in giro per il suo mondo, e quindi dobbiamo andare a scoprire. Allora, questo dovrebbe essere il tesoro. E infatti, si è messo il tesoro, punto interrogativo. Secondo me è nascosto. Non vorrei dire, ma secondo me sta qua dietro. Troppo palese, Samuele, troppo palese, ed è troppo semplice. Però dai, ci sta. Non vedo i diamanti, non vedo io. I diamanti, dove sono i diamanti? Non è che c'è un altro passaggio segreto? Perché ho visto che di qua c'è dell'altra lava. Non vorrei che tipo qua c'è qualcos'altro in nascosto. Attenzione. Lo sapevo, lo sapevo. Oh, abbiamo qui degli smeraldi, dei blocchi di iron, degli enchant, di mending e dell'armatura incantata. Ok, va benissimo, dai, ci sta. Perfetto, comunque carina questa piccola banca con i due passaggi segreti, ci sta tantissimo. Ma vediamo subito che cos'è questa qua, perché questa qui dovrebbe essere, intanto possiamo, ok, aprirla, entrare così, una farm di ferro. Secondo che adesso non dovrebbe più funzionare da come mi ha scritto. Ci sono qua anche dei cartelli con delle frecce. Allora, intanto esploriamo qua dentro. Beh, intanto qua sembra funzionare. Allora, farm ancora da aggiornare all'1.14. Ok, va bene. Comunque è carina come è fatto design. Però è decentrata. È decentrata. Samuele, oh mio Dio, questo qui è un colpo al corazon, vedi. Va bene, va benissimo. Però ci sono delle frecce che mi dicono di andare per di qua. E dobbiamo buttare. Cosa c'è qua sotto? Ah, interessante. Che cos'è? C'è una leva e un bottone. È una porta. Che bello, ragazzi. Una porta in redstone che va verso il mare. Bellissimo. Bello, 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 mi piace. Bellissimo. E già iniziamo a vedere qualcosa in redstone, ragazzi. Poi qua c'è un 58. Oh, sì, qua c'è un tipo un 58, ragazzi. Ma continuiamo comunque a esplorare tutto quanto. Allora, qui abbiamo un campo di grano con i villager. Essendo, ragazzi, dei minecart, quindi una farm automatica. Oh, che bella, che bella. Bella grande anche. Mentre per di qua cosa abbiamo? Rip Jimmy 56, il miglior cane. Non profanare. Gettare un'offerta e la via si aprirà. Prendiamo tipo un fiorellino e facciamo. Yes! Mamma mia, ragazzi. C'è un passaggio segreto nella tomba del cagnolone. Interessante. Qui cosa abbiamo? Degli scheletri che se fossimo ragazzi in survival ci sparerebbero con le frecce e ci farebbero cadere qua sotto. Ma del vetro bianco, comunque così sembra che c'è tantissimo della lava. Quindi ci prendiamo tantissimo uno spavento. Però qua c'è Jimmy che comunque è vivo, bene o male. Quindi ok. Mentre per di qua mi sa che usciamo di nuovo verso la zona del mare. Anzi, come facciamo a uscire? Dobbiamo tipo nuotare così? Perfetto. Abbiamo qui una piccola spiaggettina privata. Ci sta, ci sta. E qui abbiamo questa zona con un alberello al centro e delle barchette. Con... ma è un bussola? Ma è un pesce palla questo. Là sotto, ragazzi, vedo un mob spawner. Non lo andiamo ad esplorare perché comunque sappiamo che è fatto un mob spawner. Ma lì che cosa... oh no.
Quello lo vediamo dopo, ragazzi, quello lo vediamo tra poco. Allora, qua adesso cosa abbiamo intanto? Abbiamo qualche altra farm di... Questa è una farm tipo di meloni e angurie, ok. E qua abbiamo tipo un galeone fantasma. È tipo un galeone abbandonato che si è arenato contro la spiaggetta. Figo, c'è un libro. Oh, ragazzi, abbiamo delle note di un capitano del 1569. Sono le note di un capitano senza un nome, dove ha scritto che quando si è arenato qui, suo fratello è scomparso e praticamente degli indigeni della zona l'hanno rapito, una roba simile. Comunque veramente carino, mi piace che ha dato quel tocco di abbandonato, quindi niente più la vela. Poi tutta incagliata, mezza distrutta, bellissima come cosa, veramente bellissima, mi piace. Qua c'è una cesta, qua sotto cosa abbiamo? Beh, comunque, con i bauli, ragazzi, fare le navi, eccetera, è veramente tanta roba. Qua, ragazzi, metropolitana di Atlantide, attenzione. Ok, devo beccare lo slime, mi sa. Cioè, se uno non becca lo slime è morto subito. Ok, bam, e si parte. Andiamo adesso, ragazzi, dove ci porta. Già vedo dei blocchi di prismari, mi sa ci porterà in quella costruzione che ho visto in mezzo al mare. Sono veramente molto curioso e spero non ci siano dei guardian o delle altre cose veramente brutte. Ok, siamo arrivati. Cosa c'è qua? Vediamo. Ok, zona casa. Una farm di bambù, ok. Qua sotto ho la cesta per raccogliere tutto quanto. E due piani. Qua sotto ancora non c'è nulla, quindi dobbiamo salire al piano superiore. Oddio, che bello come zona. E qua cosa c'è? Ma è tipo... Oh no, spettacolo, raga. È una casa sott'acqua. Non so se qui ci... C'era un tempio sottomarino, ma non penso, perché è un pochino troppo piccolo il quadrato. Però ragazzi, che figata. C'è un villaggio marino, che se ci pensate è un villaggio che comunque manca su Minecraft. Ci vorrebbe tantissimo fare in qualche zona un villaggio a mo' di... con delle zattere, delle palafitte, fare un villaggio marino. Questo luogo scorre un'energia potente. E qua sento un rumore di beacon block. Bellissimo, raga, veramente bellissimo. Avete delle idee stupende, veramente stupende. La grande forgia celeste, ragazzi. Abbiamo qua delle anvil che vengono trafitte con il potere del beacon block. Bellissimo come cosa, veramente bellissimo. Guardate dall'alto. Top, mi piace. Complimenti Samuele. Qua poi dovremmo avere tipo quell'isoletta volante dove ci sono gli oggetti che ormai sono distrutti. Vediamo. Ecco, santuario delle armi consumate, dove abbiamo appunto il suo arco. Ciao, mi sa che sei morto. Rip. Cioè proprio così si chiamava l'arco. Bellissimo. Se toccate i pillager vi banno. Io proprio sto... Fermo, non ti muovere! Grazie Ciccio per ricordarcelo. Sono della mia soundboard che uso sempre su Twitch. Anzi, vi ricordo che questa sera le 20 sono in live su Twitch. Mi raccomando, non mancate. Allora, vediamo un pochettino. Si sale così. Saliamo belle velocemente. Un altro beacon block comunque. Ok, ho sentito il bestione. Oh, raga, le intrappole di qua dentro. Pazzo. Bellissimo comunque, veramente bello. Oddio, questa struttura qui... Ok, che cacchio è questa cosa? Oh mio Dio, ma qui giace Eddard Stark, Lord Grande Inverno. Ok, poi qui ragazzi abbiamo una farm semiautomatica di mucche, bella grande. Una farm automatica di lana colorata, guardate qua dentro quanta lana colorata che c'è. Il funzionamento è molto easy in questo modo, con le cesoie, zac zac, piglia la lana e finisce dentro lo smistamento chest. Top. Mentre qua sopra abbiamo... Da come ho letto, una farm di mob dove c'è una casa sull'albero. Cioè questa qui è una casa sull'albero come decorazione. Una mob farm che sta qua dentro. Ecco qua. I mob cadono giù, si spiattellano qui e tutto il drop, ragazzi, finisce qua dentro. Dentro queste chest. Bellissima come cosa. Possiamo passare poi così noi, naturalmente con lo shift. E purtroppo si può salire ancora soltanto grazie allo scaffolding. E in cima c'è proprio scritto: finché non ho l'elitra si sale così. Ok, qua ragazzi abbiamo la mappa di tutta la sua vanilla. Bella, molto carina, ci sta. E adesso noi ci troviamo in questo punto, se non sbaglio. Yes, dobbiamo visitare adesso tutta la sua casa. Ok, siamo già in questa radura dove intravedo delle costruzioni veramente spicy. Vedo
già qui una casa nella montagna. Ma devo trovare un attimo l'entrata. Allora, intanto all'interno di casa sua, molto bello. E qua credo abbia trovato l'entrata. C'è un'altra mappa qui, bellissimo. Eccoci qua appunto dentro la zona con la vetrata che dà sulla montagna, quindi sull'esterno. Abbiamo la sua camera da letto. Ok. Un piccolo smistamento chest automatico. Raga, uno smistamento chest automatico. GG. Input smistamento chest automatico. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo i blocchi della 1.14 naturalmente. E qua, oh che bello, abbiamo una fornace automatica dove c'è l'output a scomparsa. In questo modo, bellissimo. Noi basta ci mettiamo sopra le pressure plate e si va ad aprire. Top, bello. Di qui invece si scende e usciamo da questa parte, dove c'è questa uscita con questa fontana e questa bocca che sembra non so che cosa. Sembra la bocca di un animale, ma non so preciso di cosa. Casomai ragazzi, vediamo questo nei commenti a cosa potrebbe somigliare. Abbiamo un'altra fontana con un beacon block, una casetta che sembra mezza abbandonata. È molto strana come casa, ok. C'è un libro non scritto. Molto misterioso come cosa. Di qua si sale, abbiamo l'enchanting table, quindi c'è la zona dell'enchant. È tipo come se fosse una casetta mezza abbandonata. Mi piace come idea, molto bella. Museo dei vegetali, ragazzi. Qua mi sa che abbiamo la farm di tutti gli oggetti vegetali. Sto vedendo qua un sacco di fiori. È proprio un museo, è una caverna con appunto delle vetrine dove ci sono tutte le cose vegetali. Bella come idea, non ci ho mai pensato. La Wither Rose, la rosa del Wither, bello. Particolare come idea, non l'ho mai vista in una vanilla. Proprio il museo dei vegetali. Ci sta, dai. Carina come idea. Ma adesso passiamo oltre, perché qua vedo tante altre costruzioni. Siamo all'interno di un'altra casetta con un leggio scritto ciao. Ok. Abbiamo qua un villager con scritto venditori ambulanti. Va bene, che vende degli oggetti. Carina come idea. Bello il pavimento fatto con i blocchi nuovi, quelli del lavoro. Sarebbe appunto lo smiting table. Carino che esce un pavimento molto bello. Bella come idea. E per di qua abbiamo un ponte simile a quello che ho fatto nella mia vanilla, ragazzi. Molto bello, molto bello. Adesso non vedo l'ora di esplorarlo. Qua abbiamo una farm di polli automatica. Un piccolo acquario così esposto verso l'esterno. Una pecora gebbe che cambia colore. Salendo per di qua, ragazzi, mi sa che andiamo a finire in un altro venditore ambulante, ok. E c'è questo ponticello che passa qua sopra. Ne scendiamo giù. Ah, siamo dentro l'acquario. Spettacolo, ma io voglio entrare dentro questa casa. Come faccio? Ah, eccoci qua, si entra per di qui. Abbiamo una chest con degli oggetti. E abbiamo un piccolo magazzino. Un'altra zona degli enchant. Ok. Raga, di qua si scende, eh. Ora andiamo a vedere qua cosa c'è. Bellissima questa porta con la S di Samuele. Bellissima. Questo bottone. Passaggio segreto che porta dove? In una stanzetta che ci porta verso una zona molto strana. Oddio, dove stiamo finendo, ragazzi? Una mob farm. Guardate che bello. Guardate com'è bella questa cosa, questa farm di ragni fatta in questo modo. Complimenti, mi piace. C'è anche un creeperozzo là dietro. Ragazzi, come sempre vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate di questi mondi. E come sempre di mandarmi poi il vostro. Voi non avete visto nulla, ragazzi. Raga, ho trovato una mega mappona di nuovo di tutta la zona. E qui abbiamo il ponte che ho fatto vedere prima. Molto bella come zona. Mi piace comunque come si è adattato al paesaggio. Molto bella come cosa. A me queste case che si adattano, questi villaggi, eccetera, che si adattano al paesaggio, piacciono veramente un casino. Qui c'è una freccia con scritto poi premi e passa. No, vabbè. Una stanza segreta per i lama. Va benissimo, non capisco l'utilità, ma teniamo segreti i nostri lama. Ma ho percorso un corridoio veramente lungo, infatti in questo modo, che comunque è carino. E siamo finiti in questa zona in costruzione. Qua ancora in costruzione, ma di qua? E di qua c'è qualcosa. Quindi qua abbiamo una farm di mucca compatta. E di qua mi sa che si esce nel retro della casa. Yes, ok. Mentre da quel lato devo capire un attimo cosa c'è, perché è molto intrigante come roba. Allora, qua cosa c'è? Vitato, non dà da mangiare ai pesci. Ok. Bello questo acquario fatto in questo modo. E c'è un conduit. Bellissimo, bellissimo come cosa. Mi sa che adesso tocca buttarci giù verso il piccolo magazzino. Andiamo. Oddio che rimbalzo. Ok. Ma... oddio, questa cosa qui, ragazzi, non la sapevo.
Spettacolo. Abbiamo appunto un piccolo magazzino. Ok. Dove abbiamo diversi oggetti. Poi per di qua si può salire. E quindi spuntiamo di nuovo nel punto principale. Opla. Ciurma, sono finito nella zona farm. Ok. C'è una porta con meccanismi dedicati. E io non te li tocco, tranquillo. La farm di alghe. Ok, qua è una farm di cane da zucchero. Dove sarà il bottone che tirerà la porta? Aspetta. Trovato. Oh, yes. Abbiamo dei cagnoloni. Senza un nome in Nether. Ok, però nel Nether mi ha scritto in email che non c'è assolutamente nulla. Allora, qua abbiamo una farm di tutto. Qua c'è proprio tutto, tutto, tutto. Mentre per di qua abbiamo tutta la zona farm vera e propria, come è scritto. Meloni, angurie, bellissima come cosa. Una farm di cacao. Top. Oddio, guarda, se passiamo sopra la pressure plate, accendiamo tutte le luci. Così le spegniamo, così sbam si accendono e fanno questo movimento così, bellissimo come effetto. Qua c'è un bottone. Oh. Oh. Pensavo di servisse per chiudere la porta. Attenzione, aprimi e poi distruggimi. Un book and quill. Questo meccanismo d'uscita è calcolato al secondo, quindi in caso di malfunzionamento, spero capirete, funziona al 96%. Aprimi e poi distruggimi. Allora, io prendo una cesta e faccio così. Ok, devo andare per di qua, ragazzi, Beh, ragazzi, direi possiamo buttarci giù e vediamo se funziona o meno. Let's go. Oddio, che figata. No, ci siamo bloccati. No, poi vabbè, si continua per di qua, ok. Rip. Peccato, era bellissimo come cosa, guarda. E poi ci si faceva salire per di qua. Opla, questo che funziona. Bello, ci fa uscire qui tramite un passaggio segreto. Complimenti Samuele, molto bello. Bisogna forse leggermente perfezionare, ma molto bello. E infine Ciurma, mi sa che abbiamo qui la faccia di un creeper con la lava. Bene Ciurma, mi sa che abbiamo visto quasi tutta la vanilla di Samuele. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che c'è un mega mi piace, un commento qua sotto. Vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale se non vi siete iscritti. Basta cliccare nella foto che sta qua sotto. E tutto questo, Ciurma, noi ci vediamo questa sera alle 20:00 in live su Twitch. Mi raccomando, non mancate. Ciao a tutti.